presentazione di questo prodotto in Italia e in Europa con i progetti che state portando avanti e nel mondo. Il mondo del riso parte da qui. Questa, la provincia di Pavia, è un po' l'orticello, ma noi vorremmo coltivare non solo l'orto, ma andare oltre confine, perché il riso italiano è in vaste aree dell'Italia, soprattutto al nord ovviamente, ma anche in altre parti dove si coltivano le eccellenze, e quindi sarà nostra premura poterle convogliare in un domani. È con immenso piacere che quindi vorrei che faceste un grande applauso al direttore generale dell'Ente Nazionale Risi, che ci ha concesso questa magnifica Aula Magna per questo primo incontro, che sarà, spero, il primo di tanti. Grazie, direttore. Non è questo, è anche il centro ricerche dove si unisce la tradizione all'innovazione. Abbiamo una banca, come vi dirà poi anche il dottor Axari, una banca del germoplasma dove noi abbiamo più di 1500 varietà che vengono riseminate ogni 3 o 5 anni per tenerle comunque sempre vive, quindi è una banca viva che utilizziamo per creare incroci e creare nuove varietà. Il 92% della risicoltura italiana è tra il Piemonte e la Lombardia, e questo è il cuore della risicoltura italiana. E una cosa particolarmente importante che abbiamo realizzato e che poi oggi vedrete è che nella nostra sala multimediale esiste anche una cucina, perché noi vogliamo comunicare come dal campo alla tavola il riso arrivi come un prodotto naturale che non ha bisogno di sofisticazioni. Infine, l'ultima cosa che noi riteniamo importantissimo è il turismo. Il turismo in questa provincia ha tantissime cose da fare e tantissime cose per migliorarsi, però il turismo fa crescere prima di tutto i consumi. Certo, bisogna avere la capacità di attrarre i turisti e soprattutto tenerli il più possibile nel nostro territorio. Quando un turista dorme in un territorio, c'è stato uno studio dell'Università Bocconi, fatto spesa 100, solo il 38% rimane all'albergatore o all'affittacamera di agriturismo. Tutto il resto viene fatto spesa sul territorio, per cui è fondamentale far dormire i turisti nei nostri territori. Il primo Parlamento del Regno intese intervenire per normare quantomeno le ore lavorative. Nel 1912 la prima legge che riguardava le mondine stabilì l'orario di lavoro in 8 ore. Il loro mezzo di protesta qual era? Erano i campi. I nostri risi sono differenti da quelli stranieri per la presenza della perla. Ma i nostri risi sono differenti soprattutto per la struttura interna del granello, perché nella ricerca mondiale, nel cercare il granello perfetto, il colore perfetto, la cristallinità perfetta, cosa ha fatto? Ha creato una struttura molto compatta. I nostri risi hanno questa struttura compatta, che i granuli di amido, essendo più grandi, creano questi spazi vuoti, e grazie a questi spazi vuoti riescono a assorbire condimenti, aromi, profumi e diventare ricchi, perché all'insieme di ogni chicco hanno una quantità enorme di condimenti, di profumi, di aromi. Sono veramente molto felice di essere qui a rappresentare un'associazione di nutrizionisti che si occupa soprattutto di capire che cosa succede al cibo quando viene cucinato, no? Perché parliamo tanto di qualità, di filiera, dal campo alla tavola, però ci dimentichiamo un momento più importante in realtà che riguarda il cibo, cioè il momento in cui noi lo cuciniamo. La cosa più interessante che è appena accaduta, oggi non parliamo più di quantità, oggi la domanda è l'attenzione e il focus è la qualità del riso. Io sono senza stomaco, quindi ho subito nel 2013 un intervento di gastrectomia. E che cosa ha a che fare con il riso? Io ho dovuto riapprendere a nutrirmi. Gastrectomizzata, mi sono riapprocciata al cibo e ho scoperto che il riso per me era molto importante. Si sapeva che il riso era un ingrediente molto ricco di zuccheri, quindi non andava bene. Per me non è stato questo, per me il riso è stato salvifico, a prescindere da come fosse cucinato. Io ho riscoperto questo cereale, questo ingrediente, in seguito alla mia malattia. Adesso mi direte, Davide, chi sono quei giudici che fanno un ulteriore passo e diventano giudici addestrati?
per fare una sensoriale. Voi sapete che nelle grandi aziende ci sono già i pannelli interni che fanno analisi sensoriale sugli alimenti. Noi ne abbiamo creato uno. Il nostro obiettivo era quello di formare delle persone che potessero fare attraverso i sensi giudicare quello che erano materie prime del riso. Mix di verdure, che significato può avere il mix con frutta e con legumi? Prima si diceva riso e legumi portano le proteine, aiutano a mangiare in un certo modo. Piatti del benessere, cioè creati su misura per le diverse esigenze di consumo, perché i consumatori sono diventati esigentissimi. Dobbiamo abbandonare l'idea che la gastronomia si faccia, nella sua lunga storia, nei ristoranti o nelle osterie. Prima di tutto, la gastronomia è una realtà che si costruisce a casa nella nostra pratica, nel nostro quotidiano. E quindi, appunto, avendo già da subito detto che probabilmente oggi il salame d'oca e più in generale l'oca non è il manifesto completo dell'attuale, sicuramente offre tutte le potenzialità per immaginare e dunque narrare la lomellina che vogliamo domani e dall'altra parte rifarci proprie le radici della lomellina di ieri. Grazie. Ci proprio identifica anche con una provincia che rispetto alle altre in Lombardia deve correre per recuperare quello che probabilmente non è successo prima. Dovete sapere che è l'anno della dieta mediterranea, no? Allora tutti si concentrano sugli ingredienti della dieta mediterranea, ma molti si dimenticano, anzi direi quasi in tanti si dimenticano che dieta mediterranea significa anche convivialità, ospitalità. Questo evento è molto importante anche per la Camera di Commercio, perché per noi il turismo è strategico per il rilancio della nostra provincia. Abbiamo fatto un accordo di programma con la provincia di Pavia per sviluppare il turismo a tutti gli effetti. Noi stiamo lavorando su due progetti molto interessanti. Il primo, che riguarda la selezione genetica varietale per contrastare questi cambiamenti climatici, nella direzione del risparmio idrico, non perché il riso consuma tanta acqua. Il riso sfrutta le risorse idriche che, se non finiscono nella risaia, se non vanno a alimentare o irrigare le risaie, comunque finiscono al mare. Ma questo ci ha fatto riflettere come indirizzare la ricerca, come cercare di migliorare questa effettività e come sfruttare meglio queste risorse. E poi siamo concentrati nel valorizzare la qualità del prodotto. Noi abbiamo la fortuna di avere un prodotto che è diventato identitario, e questo ci fa e ci deve far impegnare tutti, dalla ricerca all'agricoltore, all'industria risiera, per far sì che il nostro riso debba avere questo sbocco commerciale, perché garantisce poi il successo della risicoltura e del territorio dove viene coltivato. Con questo evento prende il via l'Oro Bianco d'Italia, un percorso che unisce le quattro strade del riso. Strada del riso vercellese di qualità, il cui presidente Massimo Ghiloni, strada del riso e dei risotti mantovani, il cui presidente è Daniele Trevenzoli, strada del riso Vialone Nano Veronese IGP, Ciano Mirandola, e strada del riso dei Tre Fiumi, Cristiano Sartori. Un percorso che punta a valorizzare il riso di ciascun territorio e l'intera filiera risicola italiana. Un obiettivo che richiede il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali, senza le quali la valorizzazione del riso italiano si arenerebbe, regalando mercato e consumatori agli agguerriti produttori asiatici. L'Oro Bianco d'Italia costituisce in tal senso un potente presidio territoriale. Lo firmiamo ufficialmente davanti a tutti voi.